questo video inizia esattamente così. Ci stiamo dirigendo in un luogo molto molto interessante, a cui ci pensavamo già da un po' in realtà. Hotel. E poi scoprirete quello che è, dove siamo, quello che siamo venuti a fare e perché. Siamo arrivati finalmente, siamo anche stanchissimi, ora ci stiamo dirigendo alla nostra camera, eccola, 106, vado? Wow! Bellissima. Televisione è pazzesca, è pazzeschissima. È arrivato anche il signore qui. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Ribuongiorno. Siamo arrivati all'hotel nel frattempo. Hotel? Villa Cappuggi. Se siete per Pistoia, veramente passate di qua. Ve lo consiglio. Perché è un hotel meraviglioso, un personale splendido, bello. Tutto molto figo, sì. Tutto molto bello. Esattamente. Niente, noi dobbiamo sistemarci, prepararci, andare a fare il sopralluogo. Siamo prontissimi e ora vi mostrerò una chicca. La vedete quella villa? In cima in cima. In cima in cima, di fianco all'albero che non riesco a evitare. Lì è il luogo in cui noi vi porteremo. Come vedete, siamo arrivati. Questo è il luogo in cui vi volevamo portare. Che non vi abbiamo svelato finora. Esatto, e che non vi sveleremo finché non saremo arrivati. Però, ragazzi, questo è il luogo in cui oggi facciamo il sopralluogo. Il luogo in cui facciamo il sopralluogo è immerso veramente nel verde. E sì, è veramente un bel posto. È veramente un bel posto. Poi la Toscana è bella. Sì. Adesso stiamo percorrendo tutta la strada che ci porta, penso, all'inizio dei padiglioni, essendo, non essendo mai stati qui, quindi penso che ci porterà all'inizio dei padiglioni, no? Penso anch'io. Vi vogliamo però raccontare, nel frattempo che arriviamo in questo luogo, la storia di questo posto. Questo posto nasce come ufficialmente come una villa, no? Sì, una villa. Nasce normale, come una villa. Una villa. Che un uomo molto facoltoso, un neuropsichiatra, commissionò, va a viverci e nasce questo bambino. Il problema qual è? Che, caso strano, caso strano, sembra una sfida che il destino gli ha voluto portare. Il bambino nasce con dei problemi mentali. Lui, essendo un neuropsichiatra, decide di fare diventare la sua villa effettivamente un centro psichiatrico. A tutti gli effetti, esatto. Aggiungendo padiglioni. Aggiungendoci padiglioni in più. Aggiungendoci anche tutto il personale. Ovviamente, certo, ovviamente. Personale, padiglioni, tutte queste cose qua. Tutto ciò che necessitava. Tutto comunque in nome del figlio. Certo, certo. Tutto in nome del figlio, perché quello che voleva rappresentare questo gesto era non far sentire il figlio con diverso. Delle malattie, diverso, malato, strano, giusto? Sì, giustissimo. Quindi ora vi portiamo in questo luogo.
sai cosa non ho visto? Il mare. Sì. Questo cos'era? Poteva essere un pozzo? Ma no, io direi che... Una struttura, no. Secondo me sì. No, beh, era un laghetto, guarda. Una fontana. Una fontanina, sì. Una fontana. Sì, sì, questa è tutta l'area di essere una fontana. Sì. Chissà com'era bello ai tempi. Sì, secondo me deve essere stato un bel posto. Oddio, non un bel posto. Un bel posto nel senso comunque curato, tenuto bene, certo, sì, parco. Però bel posto. Sì, bello, un psico... Anche se, cioè tu rifletti. Un psichiatrico non è mai un bel ma posto. Certo, però che gentilezza d'animo ha avuto quest'uomo. Esatto, un padre. Verso il figlio più che altro. Che per, pur di non farlo sentire da solo, pur di far affrontare la sua esistenza, perché alla fine quando tra virgolette è normale come tutti. Sì, ma poi quando hai dei problemi mentali... E non è facile, poi all'epoca, non è facile, all'epoca non scherzi. Non è facile, non viene accettato, viene schernito. Una volta addirittura ti ammazzavano se avevi dei problemi mentali. Eh sì, perché pensavano che eri posseduto o che avevi qualcosa anche di strano. Guarda un po'. Oh, le prime strutture. Oh. Iniziamo a vedere wow. Qualcosa. Finalmente, dopo tutto sto viaggio, ce l'abbiamo fatta, eh? Da Verbania a Pistoia con furore. L'EPT è arrivato mi anche qua, lascio immaginare il viaggio. Primo padiglione. Vediamo che cos'è. Allora, che so io, non tutti sono girabili i padiglioni. Alcuni sono chiusi. Ok. Almeno così ho letto su internet, però sai, certo, non è mai sicuro ciò che c'è scritto su internet, no? Certo. Bisogna sempre prendere un po' con le pinze. Ok, questo dovrebbe essere il primo padiglione. Vediamo. Come sappiamo in teoria che il fulcro di questo posto sia la villa centrale. Esatto, quella sì. Quella che ha il tunnel che collega alla seconda villa. Esatto, infatti non gireremo tutte le... Ci concentreremo di più su quello, penso. Esatto. Stavo dicendo il nome. meno male che me ne sono accorta. Allora, qua c'è un bivio. Credo che prenderemo questa. Sì, dritto. Di qua per... Ma io vedo boscaglia. Sì. Qua c'è il cancello, sì, per andare sopra, sì, all'altra villa e agli altri padiglioni. Ok. Ti ricordi, l'avevamo visto anche sì, sì, sì. Primo padiglione. Anche pensavo che era una persona. E anche un secondo. Sì, alcuni padiglioni, come vi dicevamo, non sono visitabili purtroppo. Quindi noi evitiamo. Magari aperto. Sì, hanno spaccato il muro. Hanno spaccato tutto. Beh, noi se... Comunque sia, con le strutture mi sembrano un po' tanto conciate. Ma siano stati in strutture peggiori. Oh, a voglia, a voglia. Posso solo prendere ad esempio Villa Capriglio. Certo. Villa Capriglio, guarda, tra la monnezza che c'era dentro, tra tutto il resto, veramente e è stato imbarazzante. Era abbastanza Villa diroccata. Diroccata, ma non sporca. No, no. Ma qua mi sembra abbastanza integro come posto. Sì. Che parte qualche vetro. Beh, ma quello è un classico, cioè noi quando troviamo delle strutture abbandonate che hanno i vetri siamo le persone più felici del mondo. Perché vuol dire che sono state poco toccate. Eh sì. Qua? Qua è chiuso, non è aperto questo? Sempre che noi rispettiamo tutti i sigilli e quant'altro. Non esatto, come molto... avete visto prima non siamo entrati apposta perché... Sì, noi entriamo in dei luoghi abbandonati, ma ne abbiamo anche molto, molto rispetto. E soprattutto se c'è la proprietà privata, chiediamo sempre il permesso. Certo. Così a lusso, Pensate se chiedeva da
Tutto murato. Sì, pestato, magari vedo una finestrella. Boh, costeggiamola tutta se si può. Facciamo il giro, magari murato. Da di là. È tutto murato. Ma no, dalla facciata avanti. Sì, noi volevamo fare l'indagine così, tranquilli. Villa Mario Zalla. Magari era un dottore. Può essere. Può essere che magari era il primario di questa struttura. Che magari è possibile che il fondatore, cioè chi l'ha costruita, ha deciso di, come si dice, a ogni padiglione di dare il nome del primario. Probabile, probabile. Perché se non essendo proprio una struttura. Come ci possono essere? Attento che lì c'è un tombino e non vorrei finirci dentro. Perché non è alla fine una struttura vera e propria. Sì, però raga, cioè, sono tutte presupposti, Quello era per... Quello non è per il parto. A fare... Per il parto? Ma... Oh. Non è quello per imparare a fare il anche, sì, è vero. Come si chiama? No, però vedi che è più cardiaco. Verso la pancia, il massaggio cardiaco, se fosse stato verso l'alto, qua c'è il collo. Lì non lo so, però mi viene in mente... Parti, vedi? Ma qua parti. Vedi? Sì. Guarda lì il buco. Questo dovrebbe essere, in teoria. Qua c'è un'entrata, un po' pericolosa, ma c'è un'entrata, volendo. Mamma mia. Accedi direttamente al sotto. Sì. E anche al sopra, perché la vedo una porta rotta. Sì. Però mi sa che non è agibile. Bene. Proviamo a girarli intorno un po', vediamo se di qua si può aprire, ma non fino alle notte, troppo sterpaglia. Se ce la fai. Una porta. Sì, ma sarà chiusa, Sarà chiusa. Cosa dice? Saltiamo questa? Sì. Al massimo ci possiamo venire domani. Ecco. E più altro perché tanto... è stata lì un po' brutta. Siamo con le scarpe da ginnastica. Sì. Ci facciamo male. Sì. C'è una televisione che è vecchia come me. Queste erano le cucine, credo. Sai? Sì. Sono veramente belle le strutture. Queste erano le cucine, guarda la TV com'è vecchia. E non riesco a riprenderla bene. Anche io faccio un po' fatica perché è buio. Sì, magari troviamo un'entrata di là. Qua secondo me sarà stato tipo un deposito. Ma secondo me queste, vedi, sono le cucine. Ah, guarda. Questo qua è il locale caldaia, penso, centrale, non la centrale elettrica. Ma che bella sta struttura, però questa qua, sai che questa qua mi sembra, cioè oserei quasi dire che è di un anno, cioè di annata differente rispetto a tutte le altre, che è stata costruita, sì, molto, come si dice, è una struttura molto recente secondo me. Magari una delle ultime che hanno costruito, capito? Pieno di roba. Una lavatrice. Questa deve essere il cucinotto delle infermieri. Sì. Perché vedo un po' di mobili, cose così. Latte, vino, acqua. 2001. Datato. 6/2005/1/2001. Quindi non è chiusa da tanto. Anni 2000. Villa Cerretti. RSA. 2004. Questa è diventata poi una ma siamo sicuri che è la stessa struttura o magari hanno solo lasciato quei documenti? Ma non ho idea. Perché qua questa ha un altro nome. Può essere che sia diventata un'altra cosa, Può essere benissimo.
Qua secondo me, amore, facevano qualche trattamento. In questa stanza secondo me facevano qualche trattamento. Dici? Perché c'è un letto, un lavandino, un carrellino con un frigo e basta. Cioè, secondo me era una stanza di trattamento. Qua, secondo me questi erano dei depositi, sì, dei farmaci. No, questo sai cosa mi dà l'aria? Più del archivio, perché vedi? Ah, beh, sì, anche. Però, sai. Anche. Vero. Adesso si sale o si scende? Io salirei. Saliamo, poi scendiamo. Elettrocardiogrammi stesi ovunque. Cosa sono queste cose qua per terra? Tonde. Ma sai che non ho capito? Federe. A me vederle così sembra un federe, lenzuola. Sì. No, mica che sono le camicie di forza. No, no, guarda, è un panno. Magari usate. Vedi che c'è anche le lenzuola. Archivi. Ospedale. Neuropsichiatrico. Quanta roba che c'è giù. Eh? Cioè, qua c'è anche una tazza. Ma senti? Sì. Mamma mia. Ma è il pavimento? No. No. Hanno bruciato elettrocardiogrammi. Sì. Piatti. Madonna! Guarda qua! Ciccia! Guarda quanti documenti! Cioè, sono stesi ovunque. Veramente. Porca miseria. C'è ancora una stanza, io sopra non vado. Mamma mia. È lungo, Vi portavano tramite questo tunnel a fare l'elettroshock? Brilla, 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 brilla come brilla. Guarda, 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 guarda. Era questo il tunnel dove vi portavano? Girati. Mamma mia. Tetro. Terrificante.